Bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata davvero ricca, quella di questa sera, nei segni dello sport, del divertimento, dello stare insieme, della tradizione, ma anche degli appuntamenti. Iniziamo proprio dagli appuntamenti, perché siamo stati in quel di Serra Mazzoni per scoprire insieme a voi cosa ci riservano i prossimi mesi, i mesi estivi, a Serra. Allora, inizia l'estate, Serra Mazzoni è pronta, anzi ha già iniziato con la maglia lunga. Ebbene sì, la scorsa domenica abbiamo avuto la prima edizione della maglia lunga, è stata una giornata bellissima, tra l'altro siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto il sold out, tantissime persone che sia di Serra Mazzoni ma anche non, che sono venute e hanno potuto conoscere il nostro territorio e anche degustare prodotti enogastronomici locali. Ecco, come comitato commercianti, assieme a Proloco, assieme all'amministrazione comunale, insomma, state lavorando parecchio per promuovere ancora una volta sempre di più Serra Mazzoni come meta turistica. Sì, per fortuna il meteo ci assiste, la stagione si è stabilizzata, quindi abbiamo tantissimi eventi in progetto, e tra cui ad esempio per tutto luglio, anzi tutti i lunedì di luglio ci sarà il cinema all'aperto nella nostra bellissima e freschissima Pineta, con una rassegna di film degli anni 80, e abbiamo la festa country il 9 luglio che sarà piena di animazione, intrattenimento a tema con street food, ma non solo, mercatini country, gonfiabili, toro meccanico, insomma un po' tutto a tema. E poi ovviamente per far conoscere proprio il nostro territorio ci saranno tantissime escursioni, passeggiate, ma anche giri mountain bike, e-bike organizzate dalle associazioni sportive, e anche molto carino sono gli aperi art organizzati da Proloco, che sono proprio questi eventi di presentazione di località di Serra, dove si presenta un artista locale, quindi l'opera di quest'artista, e poi si degusta sempre qualcosina da mangiare, insomma di qualità locale. Ecco, perché dopo il periodo Covid il nostro Appennino è stato riscoperto finalmente dai turisti. L'obiettivo è mantenere alto il livello qualitativo e naturalmente di conseguenza anche alta l'affluenza. Ebbene sì, è proprio quello che vogliamo, fare riscoprire un pochino a tutti la bellezza di Serra e dintorni e frazioni. Una tradizione che si ripete ormai da tempo immemorabile, qui a Fiumalbo il giorno del Corpus Domini torna l'infiorata, centinaia di persone, centinaia di abitanti del paese la mattina si svegliano presto per addobbare con tappeti floreali che ricordano San Giorgio, che ricordano il drago, che ricordano i motivi clericali, che ricordano i motivi della chiesa e del Corpus Domini, ma soprattutto per abbellire il paese in una tradizione che dà ufficialmente il via alla campagna estiva della città d'arte dell'Appennino Modenese. Si ritiene che la tradizione di creare quadri per mezzo di fiori fosse nata nella Basilica Vaticana ad opera di Benedetto Drei, responsabile della floreria vaticana, e di suo figlio Pietro, che avevano usato fiori frondati e minuzzati ad emulazione delle opere del mosaico, il 29 giugno del 1625, festa dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Anche la splendida Fiumalbo, città d'arte del nostro Appennino, non è da meno ed ha allestito un'infiorata sempre particolarmente sentita dai cittadini di Fiumalbo e dai turisti, che offre anche un felice pretesto ai molti originari del luogo per fare il ritorno in paese e partecipare alla processione. Si rinnova anche quest'anno la tradizione dell'infiorata a Fiumalbo, una tradizione che vede coinvolto tutta la comunità, tutto il paese, con le confraternite, con l'amministrazione comunale, si fa squadra in onore sì del Corpus Domini, ma soprattutto per far bella la città. Assolutamente sì, per fare bello il paese, e si realizzano questi tappeti floreali tutti con i fiori raccolti dai volontari, dai cittadini del comune di Fiumalbo e dei comuni limitrofi, che ci regalano i fiori anche del loro giardino per fare questa cosa, perché vengono disegnati solo ed esclusivamente con
fiori che si trovano durante l'anno, quindi i colori, i disegni variano a seconda di quello che si riesce a recuperare negli anni. Quest'anno sembrava più difficile perché è piovuto in tutti questi giorni, quindi sembrava difficile riuscire a trovare i fiori da realizzare, invece sono stati bravissimi quelli che da ieri sera hanno iniziato a disegnare con i gessetti per il paese questi magnifici quadri, e tutti coloro che stamattina da prestissimo, dalle 5, sono qua per pulire i fiori, per mettere giù, per disegnare i tappeti, per fare questo bellissimo quadro che c'è sia nella chiesa, nella piazza principale che in tutte le vie del centro, per onorare il Corpus Domini e per creare veramente questa tradizione che lega tutto il paese e unisce tutti gli abitanti. È una tradizione molto sentita a Fiumara. Molto sentita, fortunatamente, sono tradizioni che si portano avanti da anni, ci sono le confraternite che comunque portano avanti questa cosa e i volontari, che non dobbiamo mai smettere di ringraziare tutti i volontari che raccolgono i fiori, che disegnano e che fanno tutte queste cose. Poi un'ottima occasione per dare inizio a una stagione estiva che ci si aspetta bella, quantomeno come quella degli ultimi anni. Esatto, speriamo in un tempo clemente, diamo inizio a questa stagione, speriamo che molta gente ci venga a trovare, le iniziative ci sono, ce ne saranno e diamo un po' il via all'estate sperando che il tempo ci aiuti. Tre giorni di festa, divertimento e sport ai campi di Coscogno di Pavullo per la 40ª edizione dei campionati nazionali a squadre di Ruzzolone. La settimana scorsa avete visto quella che è stata la gara di elite, i campioni dei campioni. Il sabato invece è iniziata la vera e propria manifestazione, la 40ª edizione del campionato nazionale a squadre, con 92 formazioni che si sono date battaglia sulle 8 piste di quello che è universalmente riconosciuto come il complesso da Ruzzolone più bello d'Italia. Via! Iniziano i campionati nazionali di Ruzzolone, la 40ª edizione del campionato nazionale a squadre di Ruzzolone, una manifestazione importantissima, tanto per SD Gaiato quanto per l'intera montagna. Sì, è un'occasione molto importante, riportare qua da noi nell'impianto del comune di Pavullo nel Frignano questa bellissima manifestazione, il 40ª campionato italiano assoluto a squadre, dove partecipano tantissime province, 96 squadre in totale, per un totale di 500 giocatori. Quindi oggi su questo impianto vedremo sfidarsi tutte le province d'Italia e competere nel segno della sportività e della congregazione sociale. E fra l'altro nella giornata di domenica ci sarà anche una bellissima gara dei bimbi del settore giovanile, che nell'ultimo periodo si è arricchito, perché in generale c'è un avvicinamento del settore giovanile a questi giochi tradizionali, il portare avanti le tradizioni sul territorio è una cosa grandiosa per noi, perché è sicuramente un crescere bene di questi ragazzini giovani. E Pavullo, con il campo di Coscogno, che è il campo più universalmente riconosciuto come il campo più bello d'Italia, contribuisce a portare avanti questa tradizione anche nei confronti delle nuove generazioni. Assolutamente sì, direi che sia l'impianto che ha più piste in assoluto, quindi risulta anche essere più facile realizzare queste manifestazioni, perché con così tante persone da fare giocare in due giornate, il grande impianto con 8 piste da gioco permette di farle svolgere in un modo più lineare. È altrettanto vero che c'è uno stand gastronomico qua perfettamente organizzato, c'è un circolo Ruzzolone di Pavullo composto da 5 società sportive che porta avanti, come potete vedere, questo impianto con una manutenzione ordinaria sempre perfetta, le piste sono veramente veramente molto accoglienti. Il comune di Pavullo nel Frignano deve essere molto orgoglioso di avere questo impianto. Campionati nazionali a squadre qui a Coscogno di Pavullo, un momento importante per la comunità, un momento importante per uno sport tanto tradizionale quanto ancora seguito dalle giovani generazioni. Assolutamente, è uno sport che il CONI
cerca di tenere, di mantenere come tutti gli sport tradizionali, e la presenza, la nostra presenza qua è proprio la mia presenza in vece del presidente Andrea Dondi, è proprio per manifestare il nostro interesse, l'essere vicino a uno sport comunque antico che però porta giovani, e lo sport deve portare giovani e i giovani possono essere aiutati proprio attraverso lo sport. In questa edizione del campionato nazionale di Ruzzolone, Fregnaut è partner e protagonista con un'iniziativa particolare che fa. È quella di cercare di aiutare i nostri ragazzi, bambini, ad avere una vita, diciamo così, degna di essere vissuta. Con le donazioni, con quello che stanno facendo questi ragazzi che hanno organizzato il campionato italiano. Ci fanno vendere i gadget prodotti da loro, e tutto il ricavato chiaramente andrà a noi, che appunto cerchiamo di aiutare i nostri figli insieme a degli educatori, dei professionisti che li seguono, che li fanno uscire, che li fanno stare in mezzo ai ragazzi normodotati. Della nostra associazione comunque cerchiamo di far fare i ragazzi dello sport, di inserirli nel mondo del lavoro, insomma di fargli fare una vita come gli altri ragazzi. Il Ruzzolone è sicuramente sport, ma è anche socialità, enogastronomia e divertimento, e quindi oltre al buon cibo di Pavullo la prima serata si è conclusa con Castellina Pace. Io canto con l'Orchestra Castellina da circa un annetto e mezzo, quando siamo partiti con la nuova formazione, da quando Andrea ha preso in gestione questo grandissimo marchio, questo grandissimo nome. Noi siamo abituati ovviamente a feste all'aperto, anche a locali a chiuso, però un evento così grande di questa portata sinceramente non l'avevamo ancora mai fatto, e quindi una bella festa, tante belle persone, sicuramente una bellissima esperienza. Ricordatevi che anche in estate c'è bisogno di sangue e di plasma, e vi chiediamo di continuare a donare sempre in tutta sicurezza. Il plasma è un componente del sangue ed è altrettanto importante per creare dei farmaci indispensabili per molte patologie. A differenza del sangue, in Italia non abbiamo plasma a sufficienza. È una donazione più leggera perché il plasma non comporta prelievo di ferro e la può fare anche chi, un po' anemico, e soprattutto le donne. E dopo c'è sempre una ricca colazione offerta da Avis per rimettersi subito in forze. Programmate quindi la vostra donazione prima di partire per le vacanze. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, una puntata all'insegna della tradizione ma anche dello sport e del divertimento. Altrettanto sarà la serata di domani. Questa puntata, se vorrete, potete rivederla sul nostro sito internet all'indirizzo www.appenninonews.it, sul nostro canale YouTube, e qualche anticipazione potete vederla anche sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace, seguiteci, perché tutte le mattine vedrete quelli che sono i contenuti della puntata in onda la sera. Io vi aspetto domani per una nuova puntata all'insegna delle nostre montagne.